Perbacco, è ancora veramente buio e allora dobbiamo cercare punti illuminati per avere un po' di luce e di suggestione. Questo è uno di quelli. Cambiano i colori da un secondo all'altro. Siamo a Santa Marta, siamo a Carate, siamo sul lago, ma per farvi vedere il lago, amici, è davvero difficile. È ancora buio e allora dobbiamo usare le luci che illuminano gli ulivi per mostrarvi il lago al mattino. Buongiorno, buongiorno Michela, buongiorno a tutti voi. Lo facciamo così, lo vediamo buio. Silvana, Sandra, ciao, buongiorno a tutti. È buio, ma ancora un buio esagerato. Sergio, Cinzia, Silvia, buongiorno Cinzia e Clara. Un saluto a tutti voi, a Monica, buongiorno da Santa Marta, affacciati sulla Regina. Teresa, Luisa, buongiorno anche a te. Un saluto anche a Giovanni, buongiorno. Beh, intanto bella Santa Marta, sicuramente, sempre molto affascinante. E saluti a Virna e saluti a Silvana. Pizza Lucia. Più di così, aspetta, vediamo se accendiamo. Ecco, accendiamo anche. Aspetta, vediamo se riusciamo. Ecco, sì, abbiamo acceso il. Ma non cambia nulla, anzi, peggiora, peggiora. Buongiorno, buongiorno anche a Graziella, buongiorno a Silvana, a Virna, a Giovanni, a Monica e a Clara. Buongiorno, buongiorno. Questo è ancora buio, ragazzi, proprio buio, buio come se fosse sera. In realtà sono le 7:25 del mattino, il nostro video del buongiorno, come sempre. Buongiorno, eccoci qua. Anche la signora Anita che ci saluta, ciao, buongiorno. Santa Marta, ripeto, ha un fascino sempre suo, del tutto speciale e particolare. Qui ci sono anche gli ulivi, c'è anche la Lucia illuminata qua sotto a Carate, e devo dire che è sicuramente sempre un ottimo, un bellissimo impatto. Qua c'è anche la Via Verde che parte da qua. Lo ricordate, la bellissima passeggiata che vi porta da Moltrasio fino a Laglio. Un saluto a Mauro e Luisella, ad Antonia e a Carla. Buon giovedì, un caro saluto, illuminati dalla luce natalizia. Ciao poeta, buongiorno Mario, ciao carissimo a te. Un saluto anche ad Adriana, buongiorno ad Ale, Luca, Antonia, Carla, Adriana, buongiorno. In effetti è ancora praticamente, come vedete, buio completo, eppure sembrava un po', si erano un po' allungate le giornate qualche giorno fa, poi in realtà allora è ancora, però vabbè ragazzi, è ancora molto bello e affascinante come sempre il nostro lago, sia pur al risveglio, ancora all'alba profonda. Loredana, ciao, buongiorno a te, un saluto appunto ad Adriana, a Carla, buon giovedì, Emilio e Anna da Cassano d'Adda, Cinzia, no, beh, il lago non me lo. No, però c'è anche la regina di mezzo, assolutamente. È bello comunque anche al mattino a quest'ora, sicuramente il risveglio, anche al buio, perché ancora in questi giorni, ripeto, è ancora assolutamente buio, eppure nei giorni scorsi sembrava un pochino più chiaro, ma boh. Luca da Novara, Gabriella e Dolores, anche se è buio, fa sempre piacere, grazie, un abbraccio a te, un caro saluto, grazie. Dolores, Gabriella, Luca, Lucia, Stefano, buongiorno, ben ritrovato anche a te, ad Ale, a Mario il poeta e poi a Tiglio. Ah, finalmente vi rivedo. Da domani sera si torna a Como per l'ultimo e allora ti aspettiamo. Ciao da Zurigo, ciao a Tiglio, l'ultimo dell'anno sarà festeggiato. Ciao anche a te, Teresa, scusa, mi sono dimenticato, poi Silvia, Virna, aspetta, stavo. Sperando di non dimenticarmi nessuno, e un caro saluto ancora anche al nostro amico Attilio, al quale dicevo appunto nel prossimo fine settimana ci sarà proprio il weekend con i festeggiamenti, e a Como, qua nel primo bacino, soprattutto nella zona giù del lago, praticamente vicino al primo bacino tra Como e Cernobbio, ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Poi ho visto tante polemiche, certamente gli animali che effettivamente si infastidiscono e molto, però lo spettacolo è previsto, ed è previsto proprio appunto nel primo bacino, nella zona tra Como e Cernobbio. E quindi lo ricordiamo ad Attilio e anche a tutti gli altri,
chiaramente vi faremo vedere anche qualche momento di questo spettacolo pirotecnico che festeggerà la fine del 2024 e scusate la fine del 2023 e l'arrivo del 2024, questo ovviamente alla 31, quindi Attilio, lo diciamo a te che arrivi da Zurigo, ci vieni a trovare ogni tanto, ci fa davvero sempre un gran piacere. Poi i saluti li portiamo anche a Rosina, Mario, effettivamente Mario, sono d'accordo, è uno spettacolo comunque affascinante, sia pur nel buio di questa mattina. E poi un caro saluto a Roberto, ad Alex che ricordiamo, oh ciao Alex, buongiorno Roberto, Alex, Mario appunto, e poi un caro saluto anche ad Attilio, appunto a che ora iniziano, Attilio, iniziano praticamente a mezzanotte, lo spettacolo inizia proprio allo scoccare della mezzanotte nel primo bacino. Poi in parte credo ve lo faremo anche vedere, ma ricordati a mezzanotte, proprio a mezzanotte, lo scoccare della mezzanotte, spettacolo pirotecnico, mi raccomando, un caro saluto anche a te, a Cristina, a Marilena, a Rosina, a Jack, sono le 7:30, suonano le campane, Alex e Roberto, e poi un caro saluto anche ad Amalia, a Giuliana, a Flora che ricordiamo con piacere, approfitto per salutare il carissimo amico Pascal, lo facciamo anche noi, Flora, poi Michela, Luca, Gabriella, Attilio, grazie a te caro Attilio, allora ti aspettiamo qua a Como, buongiorno anche a Giancarla, buongiorno anche a Silvana, a Rudy che ricordiamo, che ritroviamo con piacere, a Beatrice, a Clara, a nonna Agnese, a Raffaella, buongiorno a te da Cusino in Val Cavagna, sai che mi piacerebbe un giorno, Raffaella, se tu ci mandassi un video da Cusino, perché finora purtroppo colpa nostra non siamo venuti. Intanto a Torno suonano le campane, sono le 7:30, ecco, a proposito di Torno, questa sera saremo lì perché c'è anche un bellissimo percorso di presepi, stiamo facendo vedere un po' tutti i presepi del nostro territorio, questa sera lo faremo anche da Torno. Ecco, la domanda che ci fa Chiara e anche la mia, Sandra, scusa, non schiarisce? No, no. Rossella da Messina, buongiorno a te, buongiorno Sandra, bonjour alla nostra signora Anna dalla Francia, Anna e André, buongiorno, un caro saluto anche a voi, Giancarla, Cesarina, e poi anche a Manuela, a Carmen, a Rossella da Messina. Oh, direi che ne abbiamo salutati davvero tantissimi, c'è sempre Santa Marta con noi illuminata, buongiorno anche a te Manuela, e allora c'è anche la Via Verde, ve lo ricordo che è questa bellissima passeggiata, ve l'abbiamo già mostrata più volte, ve la facciamo vedere anche se ancora al buio. Ah ecco, aspetta, mi devo spostare di qua, è questa qua la Via Verde, comunque questi sono gli ulivi di Santa Marta e quella lì è proprio la Via Verde. Buongiorno anche a Cinzia, un saluto alla Sciura Ornella, è nuvoloso? Sì certo, oggi è un po' nuvoloso, assolutamente sì. Ciao Giacomina, Silvia e poi Paola, buongiorno, Manuela, buongiorno, sono suonate le campane, quindi sono già le 7:30. Ecco, la Via Verde è questa che costeggia Santa Marta, parte comunque da Moltrasio e arriva all'Aglio. Questo è un pezzettino, adesso lo faccio vedere, della passeggiata che praticamente costeggia tutto il lago. Ragazzi, non sembra che schiarisce assolutamente, ma buongiorno anche a Tecla, buongiorno, praticamente notturna, assolutamente sì. Ecco, questo è la passeggiata, questo è il cartello che indica Santa Marta. Ciao, buongiorno ancora anche a Silvana, ci spostiamo di qui, però non è che sì, ci sono le luci quindi è più chiaro, ma effettivamente è ancora buio. Vai ragazzi, ciao Luciana, buongiorno anche a te, un saluto a Silvana, Tecla, a Cosimo, a Luigi, buongiorno, buongiorno a Giacomina, anche a Giovanni, a Cinzia, a Rosina, Manuela, Carmen, oh quanta gente, Cesarina, Giancarla, Attilio, Clara, buongiorno, ne ha scritti 25 di messaggi la nostra amica Clara, quindi la salutiamo, certo, va bene. Ciao anche a Corrado, un caro saluto a tutti voi da Santa Marta, eccoci qua, sempre anche ancora al buio, oggi è il buongiorno ma è un buongiorno al buio e sarà così allora credo anche nei prossimi giorni. Allora Simona, Corrado, ciao, grazie a tutti, Silvana, Luciana e Alberto, da lì arrivi a Tosnacco dove c'è una vista incredibile, sì, confermo assolutamente, sì sì, se si va avanti si arriva anche
atto snacco, beh, già questa è molto bella. C'è un albero immenso, sì, me lo ricordo, che è questo qua, ecco qui, davanti a noi. Va bene, da qui allora vi saluto, cari ragazzi, grazie, saluti a tutti, Maurizio, buongiorno. Ah, beh, sì, anche qua, in effetti, il lago lo si ammira, ancora al buio. Ciao anche a Gloria, buongiorno a tutti. A più tardi, grazie, e poi ripeto, stasera anche i presepi attorno, tante cose da vedere sul nostro territorio, come sempre, anche al buio. Ciao Fernanda, ciao, saluti anche a te.